Beh, innanzitutto il Teatro Tognolo ha un grandissimo valore storico identitario, perché è un teatro che rappresenta questa città anche dal punto di vista della storia sociale e imprenditoriale, da oltre un secolo, perché è un teatro veramente che ormai è oltre il secolo di vita. E poi ha un grandissimo valore sociale, perché è un teatro che nel corso del tempo, nel corso di più di un secolo, come dicevo, ha di fatto stimolato l'aggregazione sociale, tra ceti sociali diversi, e poi è un motore economico, perché di fatto è un teatro che dà da lavorare a tantissime realtà, non solo strettamente legate alla cultura, ma anche, perché so, legate alla ristorazione, legate all'ospitalità, quindi gli alberghi. Quindi il valore del teatro, di questo teatro per me, in una città come questa, è veramente grandissimo. Un effetto triste, un effetto che lascia l'amaro in bocca, anche perché dietro un palcoscenico, dietro una quinta, ci sono decine di attori, decine di operatori del suono, delle luci. Il teatro muove un'economia importante, muove posti di lavoro, spesso legati molto a professioni giovani e spesso non tutelate come altre professioni. Quindi dopo un anno di chiusura dei teatri, nonostante una piccola parentesi estiva comunque legata a eventi all'aperto o piccole occasioni di, appunto, rappresentazioni o concerti, ecco, siamo ancora chiusi. Questo ovviamente non è colpa di nessuno in termini di scelta, ovviamente legata all'andamento del virus. Quello che va fatto però è mettere in sicurezza, dal punto di vista sociale e economico, tutte le figure che lavorano dietro questo grande settore culturale e del teatro, e dall'altra parte iniziare a pianificare quanto prima la ripartenza, in sicurezza, con tutte le misure del caso. Ma credo che i luoghi della cultura abbiano anche una funzione terapeutica per la società, ovviamente non sotto il profilo sanitario, ma sotto il profilo proprio della salute e anche del benessere cittadino. E quindi quanto prima dobbiamo porci la questione a livello nazionale, poi declinandolo a livello locale, di come, quando e in che modo poter ripartire senza lasciare indietro nessuno.